Ci troviamo all'interno del Salone del Libro di Torino, che ha aperto questa mattina i battenti. Presente al padiglione 3 anche lo stand della Regione Marche, stand che vediamo alle nostre spalle, ecco, Marche, il dono dell'infinito. A ora di pranzo l'inaugurazione ufficiale che abbiamo seguito. Ci parla delle novità di quest'anno l'assessore alla cultura della Regione Marche, l'avvocato Chiara Biondi. Grazie, innanzitutto sì, quest'anno siamo presenti ancora una volta a questa importante kermesse che è il Salone Internazionale del Libro, con tutte quelle che sono le nostre proposte culturali. Ma in maniera particolare quest'anno abbiamo voluto cogliere l'invito che ci è stato fornito dal Salone, cioè vita immaginaria, era un po' questo il claim del Salone, e noi l'abbiamo voluto declinare sulla poesia. Infatti le Marche, il dono dell'infinito, è un omaggio che abbiamo voluto fare alla nostra terra, perché la nostra è una terra di poesia. Grazie ovviamente a Giacomo Leopardi, ma non solo, ci sono tantissimi autori che hanno comunque reso nota la nostra regione grazie ai loro versi, grazie appunto alla loro poesia. E proprio il nostro stand, se avete visto, ci sono in alto i versi di Giacomo Leopardi, ma ci sono anche presenti appunto i versi di tanti altri poeti, pensiamo appunto a Volponi, Bartolini. E abbiamo voluto proprio anche attraverso l'immagine un po' far capire quella che è la nostra regione, una terra vocata sicuramente alla poesia, una terra che racconta la poesia in ogni suo aspetto. E quest'anno tra l'altro proprio il nostro festival Marche Storie lo abbiamo voluto proprio dedicare alla poesia. Quindi daremo la possibilità a tanti comuni, i nostri meravigliosi borghi, di esprimersi attraverso i versi degli autori famosi, ma non solo, perché chiunque può fare poesia. Ricordava tra l'altro uno dei nostri direttori artistici del festival quest'anno, che è il grande David Rondoni, come la poesia sia comunque un'arte povera. Chiunque può fare poesia. Basta semplicemente a volte un pezzo di carta ed una penna per raccontare le proprie emozioni, i propri sentimenti, per raccontare quello che ci circonda, il mondo che ci circonda. Siamo in compagnia di Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura. Marche, il dono dell'infinito, è proprio il caso di dirlo? Ma assolutamente sì, questo è il brand che ci diamo come Regione Marche a questo Salone del Libro di Torino. Abbiamo impostato la comunicazione sul tema della poesia, non abbiamo soltanto Leopardi, se è il primo autore che può venire in mente, abbiamo anche grandi artisti della pittura, quindi se vedete l'allestimento troverete brani di poesia ma anche dipinti di tanti autori marchigiani. Quindi la lettura che si unisce alla poesia accompagnata dalla pittura, pensiamo che possono essere un ottimo viatico per vedere a visitare le Marche. Grazie. Assolutamente, Marche è una terra davvero intrisa di passione, di risorse, i marchigiani, i grandi lavoratori, ma anche grandi sognatori, grandi poeti. Ma grandi lavoratori, vedete che nello stand abbiamo anche un maestro cartaio, quindi si sta realizzando materialmente la carta e molti, ho visto, già si sono fermati a vedere, a fare foto. Quindi sicuramente una grande tradizione artigiana, quella dei marchigiani, ma anche sognatori, artisti. E quindi è questo il messaggio che vogliamo dare, quello di venire a visitare le Marche, gli splendidi borghi e assaporare un po' quello che è anche il nostro senso del tempo, che è fatto anche di poesia. Il messaggio della vostra presenza anche quest'anno al Salone del Libro? Crediamo fermamente nel valore della lettura, fa parte integrante non solo di qualsiasi messaggio culturale, ma riteniamo che soprattutto oggi in tempi di social media sia necessario riappropriarci del nostro tempo. Il qui e ora è fondamentale e la lettura aiuta in questo.